quali siamo padri di famiglia. Il sentire che ovviamente lo stato di bisogno che traspare anche da un nervosismo e anche da un'esigenza vera reale, non può che ovviamente farci pensare, non siamo immuni a queste cose, non abbiamo una faccia per dire, vedete, arrangiatevi voi. Non è mai uscito dalla mia labbra una cosa del genere. Quando abbiamo parlato in prefettura, l'abbiamo affrontato, chi ha partecipato quella sera davanti alla prefetta, ovviamente, è un problema grave e cercheremo di risolvere. Il prefetto aveva esortato l'amministrazione a trovare un rimedio, seppur temporaneo, con di dietro, perché non mi sono mai permesso di dire che con 200.000 euro avrei risolto il problema. Sarei stato non falso, sarei stato un cretino, perché non mi ritengo né falso né cretino, non l'ho mai detto, non l'ho mai affermato. Ho semplicemente detto che vediamo quello che noi possiamo fare. Iniziamo a fare, se è possibile, perché passavamo da uno stato di completa e totale assenza del verde, perché il 18 di gennaio, quello che portate per l'amica, ha risolto il vostro contratto che aveva con voi, quando voi avevate un contratto firmato fino all'ottobre. E quindi improvvisamente ci siamo trovati in questa condizione. Perciò si è fatto un tavolo tecnico dal prefetto che abbia detto vediamo come possiamo fare. Poiché noi ovviamente il problema non lo vogliamo abbandonare, perché ci teniamo a vedere, ci teniamo a coloro che lavorano in verde a forza. Inizialmente questi sono i soldi che io ho a disposizione. E ve l'ho anche detto, 200.000 per fare una casa, per le pulizie così, in attesa che, poiché c'è la risoluzione del contratto con l'amica, con le cooperative, si possa fare il bando per l'assegnazione del bene. Perché 200.000? Perché più di 200.000 non potevamo mettere. E perché sono per noi 200.000? Non è così, non lo devi fare.
completare un Thank you.